Buongiorno a tutti, oggi 25 agosto 2015. Non parleremo per il momento di meteorologia, bensì di un altro evento, stavolta spiacevole, ovvero la diffusione errata di un terremoto con epicentro a Messina, perfettamente sotto il Duomo di Messina. Ieri sera, ecco, tra la popolazione si diffondeva questa notizia. Ho visto parecchie persone che telefonavano a parenti e amici in città per avere notizie. Io aspettavo con ansia la notifica sul mio cellulare riguardo appunto questo terremoto per avere notizie ufficiali, ma non è arrivata mai questa notifica. Ho verificato personalmente questo terremoto, oltre che non si è mai verificato, sono risalito, ecco, a un terremoto di appena 2 di magnitudo in città nel tardo pomeriggio, se non sbaglio. Per cui ecco, abbiamo lasciato, non abbiamo più notizie terroristiche riguardo la meteorologia, ma qualcuno si diverte a pubblicare articoli scrivendo proprio terremoto perfettamente sotto il Duomo o Piazza Duomo. Quindi, siccome ecco, si parla di un argomento delicato, ricordo ancora una volta che i terremoti non si possono prevedere, che terremoti di magnitudo 2, 2, 2, 2, 5 sono estremamente frequenti nel nostro territorio e che sono terremoti talmente lievi che se non si verificano proprio sotto i piedi a una profondità limitata, oltre che non vengono percepiti, non destano alcuna preoccupazione. Per cui fate estremamente attenzione alla fonte di queste notizie, non fatevi prendere dal panico e soprattutto non credete, non date per oro colato quello che si scrive sempre sui terremoti. Scaricatevi l'applicazione dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia in modo tale che potete verificare voi stessi, diciamo, la vericità di questi terremoti senza andare a spulciare in questi siti che ricordiamo vivono di click, per cui più cliccate più guadagnano. Quindi fate attenzione, soprattutto quando si parla di argomenti delicati come la sismologia e anche la meteorologia, perché questa è una settimana monotona, l'abbiamo detto, tornerà l'alta pressione, per cui qualcuno si deve divertire per forza a mandare questi articoli. Per cui godetevi l'estate, siate sereni e senza, ecco, ansia e preoccupazioni. Una buona giornata a tutti.